ogni anno migliaia di persone vengono qui in Piazza San Pietro ad ascoltare il Papa. Benedicta vos, omnipotente Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ma perché il Papa della Chiesa Cattolica Universale è qui a Roma? Non dimenticatevi di pregare per me. Questa è la Basilica di San Pietro. Sotto la cupola c'è un baldacchino. Sotto il baldacchino c'è un altare. Sotto l'altare c'è un muro con su scritto Petro Seni. Pietro è qui. E c'è una tomba lì con delle ossa. Secondo la scienza appartengono ad un uomo tra i 60 e i 70 anni. Per i cristiani sono i resti di un pescatore palestinese di nome Simone, a cui Gesù diede un nome nuovo, Cefa, Pietro. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Noi racconteremo come il cristianesimo ha conquistato questa città, la capitale dell'impero romano, in 30 anni dalla morte per crocifissione di Gesù Cristo a Gerusalemme, alla morte per crocifissione qui a Roma di San Pietro Apostolo. In questa città ci sono tantissime pietre che ci possono raccontare questa storia straordinaria e noi le andremo a cercare, le interrogheremo, perché se ascolti, le pietre parlano. Siamo nel cuore del Foro Romano. Adesso sono rimaste delle colonne bianche di marmo, ma un tempo c'erano dei palazzi enormi e soprattutto erano colorati, e su queste strade passavano lobbisti, politici, avvocati, funzionari, diplomatici, capi di Stato, perché questo era davvero il centro del mondo. Qui sono passati molti personaggi che poi ritroviamo nei Vangeli. Ecco, questa è la Curia. Qui si riuniva il Senato. Furono proprio i senatori a conferire ad Erode, 40 anni prima che nascesse Gesù, il titolo di re della Giudea. Erode, quello della strage degli innocenti. Siamo nel Foro di Augusto, il centro rappresentativo della città. Roma sta diventando sempre più grande, c'è bisogno di ampliare i fori e così viene costruita questa grande piazza, pensata anche per celebrare il nuovo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto. Questo è l'altare del Tempio di Marte, inaugurato 2 anni prima che nascesse Gesù Cristo. Qui l'imperatore Augusto voleva che i prefetti venissero a compiere sacrifici al dio della guerra, prima di partire per le province. Quando Gesù aveva 26 anni e stava ancora a Nazareth, un funzionario abruzzese che stava per partire per la Palestina salì queste scale con la toga delle grandi occasioni. Si chiamava Ponzio Pilato. Vi dice qualcosa questo nome? È
se Gesù Cristo non nacque a Nazareth, dove abitava la sua famiglia, fu per una decisione dell'imperatore Augusto, che ordinò un censimento, per cui Giuseppe dovette andarsi a registrare nella città di Betlemme. Qui siamo sul Palatino e questa è la casa dell'imperatore Augusto. Questo è il piccolo studio privato dell'imperatore Augusto e possiamo immaginare che le decisioni che lui assumeva, ad esempio quella del censimento, venissero prese qui dentro. Dottor Andrea Coletta, grazie di essere qui. Lei è un archeologo e quindi subito le chiedo, dove siamo? Qui siamo all'interno di uno degli ambienti di rappresentanza della casa di Augusto. Qui siamo alla parte appunto pubblica e qui probabilmente l'imperatore incontrava i personaggi più vicini alla sua persona, quindi anche la sua corte probabilmente. Ecco, come cambia Roma sotto Augusto? Questo personaggio come cambia la storia di Roma? Beh, Augusto è un personaggio importantissimo, centrale direi per la storia di Roma. Con lui assistiamo al passaggio dalla Repubblica all'Impero, in lui si concentrano tutti i poteri delle varie magistrature repubblicane. Con lui appunto Roma diventa una vera metropoli, assistiamo a un cambiamento epocale. Nelle res geste ricorda che trovò una città di mattoni e la lasciò una città di marmo. Quindi Roma diventa una città cosmopolita, arrivano da tutte le varie parti dell'Impero personaggi che arricchiscono appunto la città, contribuendola a rendere sempre più grande e sempre più importante. Quindi in questa capitale del mondo allora conosciuto cominciano a vivere comunità che vengono da tanti posti, egiziani, fenici e anche una comunità particolare, quella in cui per la prima volta fu pronunciato a Roma il nome di Gesù Cristo. Stiamo parlando degli ebrei. Come vedremo tra poco, i primi che portarono la notizia della morte e resurrezione di Cristo a Roma furono gli esponenti della comunità ebraica. Adesso io vi porterò in un luogo dove potremo trovare delle preziose informazioni su come vivevano gli ebrei al tempo dei Romani. Dottoressa, cosa c'è oltre questa porta? La catacomba ebraica di Minyan Randanini. Tutti sappiamo però che le catacombe sono cristiane principalmente. Le catacombe più famose e forse più numerose sono quelle cristiane, ma negli stessi luoghi e nello stesso periodo ci sono anche catacombe ebraiche e questa è una delle poche che si possono visitare. Vedete, abbiamo da poco superato la porta d'ingresso, siamo già nel buio più totale, a destra e a sinistra si vedono subito i primi loculi. C'è qualche pietra che ci può dare delle informazioni su come viveva, come era organizzata la comunità? Certo, andiamo avanti a cercarle. Per esempio, questo è quanto rimane di un sarcofago. Sull'iscrizione c'è scritto in Tadechite: qui giace Eudoxios Zografos, cioè Eudoxios è il defunto e la sua professione era Zografos, cioè un pittore di immagini. Nella bottega aveva un ruolo importante, era quello che faceva le figure negli affreschi. Dottoressa, vedo che alcune iscrizioni sono scritte in greco, altre in latino, perché? Il mondo romano è un mondo bilingue. Nelle catacombe ebraiche noi abbiamo molte iscrizioni in greco, iscrizioni in latino, più il greco addirittura dell'ebraico. In realtà le testimonianze di lingua ebraica dalle iscrizioni sono abbastanza limitate. A Minyan Randanini per esempio nessuna. Ecco, lì per esempio puoi vedere un'iscrizione in latino.
Il nome viene ovviamente dalle quattro palme da dattero che sono ricavate negli angoli. Questo simbolo ci ricorda quanto fosse importante per gli ebrei portare con sé la memoria dei loro luoghi di origine. Adesso entriamo in uno dei cubicoli più interessanti della catacomba. Il cubicolo dei Pegasi. Guarda che meraviglia. Oh, bellissimo. Vedi? Queste sono le pitture che gli danno il nome. Con ogni probabilità è un cubicolo pagano. Qui c'è una delle parti più interessanti della catacomba, vieni. Cosa ci racconta questa pietra? Che Onorato Spater, Gran Mateos, ha dedicato insieme a Petronia, la madre, l'iscrizione della tomba al figlio Petronio, anch'egli Gran Mateo. Quindi ci parla di una famiglia e soprattutto ci dà l'indicazione di una carica che veniva svolta all'interno delle sinagoghe, Gran Mateus. E questo Gran Mateus è una carica piuttosto attestata a Roma. Sono dei segretari, forse degli archivisti, in qualche modo dei cancellieri. Doveva essere una carica piuttosto necessaria e anche abbastanza importante se si era fieri di scriverlo su un'iscrizione sepolcrale. Qual era la carica più importante all'interno della sinagoga? Probabilmente il gerusiarca, il capo della gerusia, quindi del sinedrio del consiglio degli anziani, che doveva essere un organo consultivo probabilmente, che era presente in ogni sinagoga. Questo è il cubicolo della menorah, quello che ha permesso di identificare questa catacomba come ebraica. Quante erano le sinagoghe a Roma in quel periodo? Le iscrizioni ne attestano 10 sicuramente, poi probabilmente ce n'erano ancora altre. Ed è probabile che in una di queste sinagoghe a Roma si pronunciò per la prima volta il nome di Cristo. Qui non siamo a Roma, siamo a Ostia Antica, la città che l'imperatore Claudio volle trasformare nel porto di Roma. E ora stiamo uscendo dalla città romana per dirigerci verso quella che al tempo degli imperatori era la spiaggia. Allora, vedete quella strada là sotto dove passano le macchine? Prima era la spiaggia, lì c'era il mare. Per cui questo edificio verso il quale stiamo andando era costruito sulla spiaggia. E sapete perché? Perché le persone che l'hanno costruito volevano che sorgesse su un posto puro, fuori della città. Questa infatti è la più antica sinagoga d'Europa. Questo era il pozzo da cui tiravano fuori l'acqua per le abluzioni rituali, per le purificazioni prima di entrare nel tempio. Stiamo entrando nella sinagoga vera e propria. Ecco, oltre queste quattro colonne comincia la stanza delle riunioni. Questo è l'armadio della Torah, cioè il luogo dove veniva conservata la legge. Prima era in legno, poi successivamente è stato rifatto in muratura. Là sopra il simbolo stesso della religione ebraica, il candelabro a sette bracci, la menorah. Ma ora voglio mostrarvi il luogo più suggestivo di questo sito archeologico. In una stanza adiacente alla sinagoga vera e propria c'è un tavolo, eccolo qui, un tavolo di marmo. Qui veniva impastato il pane azimo, il pane senza lievito. E una volta impastato, il pane bisognava cuocerlo. Ed eccolo il forno ottimamente conservato dove infornavano il pane senza lievito. Thank you.
E a proposito del pane, c'è una cosa che voglio mostrarvi, un mosaico davvero significativo. Questo è un pane e questo è un calice, sono i simboli della Pasqua ebraica, ma anche i simboli dell'Eucaristia cristiana, a testimonianza di come anche nella simbologia il cristianesimo sia figlio dell'ebraismo. Ora, questa sinagoga che avete visto ha subito una serie di rifacimenti fino al IV secolo, ma l'impianto originario è sicuramente di primo secolo, come dimostra questo muro qui, che è fatto in opus reticolatum. Siamo nell'epoca dell'imperatore Claudio e in quell'epoca, nelle sinagoghe, nell'ambiente ebraico, avvenne qualcosa. Avvennero dei tumulti a causa di Cristo. Ce lo descrive lo storico Svetonio. Poiché i giudei si sollevavano continuamente su istigazione di un certo Cristo, li scacciò da Roma. Cosa stava succedendo? Io me lo immagino così. Qualche anno prima, a Gerusalemme, il giorno della festa ebraica delle capanne, che noi oggi chiamiamo Pentecoste, dal cenacolo esce il primo degli apostoli, San Pietro, colmo di Spirito Santo, e annuncia alla folla circostante che il Messia annunciato dalle scritture era arrivato, era morto e risorto per la salvezza di tutti. In quella folla c'erano anche gli ebrei romani, allora io immagino che qualcuno di loro sia salito sulla nave, sia arrivato a Roma oppure ad Ostia, sia entrato in una sinagoga e abbia professato la sua nuova fede, cioè abbia raccontato agli altri che il Cristo era arrivato. E questo suscita delle discussioni, dei litigi, addirittura dei tumulti che spingono l'imperatore Claudio ad espellere i responsabili dalla città di Roma. Fu così che il cristianesimo mosse i primi passi nella città eterna. Questo è il portico d'Ottavia e oggi è uno dei simboli del quartiere ebraico. La differenza è che mentre al tempo dei Romani il quartiere ebraico si trovava a Trastevere, oggi sorge dove sono io adesso, dall'altra parte del Tevere. Questo infatti è il Tempio Maggiore, cioè la sinagoga di Roma. E qui adesso ci aspetta il capo rabbino della comunità ebraica, il Rav Riccardo Di Semmi. Buongiorno Rav. Buongiorno. Grazie dell'accoglienza. Prego, benvenuta. Faccio strada. Dunque Rav, immaginiamoci questa scena. Nelle sinagoghe di Roma cominciano ad arrivare degli ebrei da Gerusalemme che sostengono che il Messia annunciato nelle scritture è arrivato, è morto ed è risorto. Secondo lei come può aver reagito la comunità ebraica? Che può essere successo? La comunità ebraica, per sua tradizione proprio culturale, reagisce litigando e discutendo. Quindi è logico immaginarsi, ma poi ci sono anche documenti storici che lo attestano, che ci siano state enormi discussioni degenerate anche risse intorno a questo problema. Questa è una prassi normale nella comunità ebraica. Siete abituati, diciamo. Assolutamente, non è mai passata questa. Non è mai cambiata la cosa. Rav, noi abbiamo appena visto la sinagoga di Ostia Antica, che è la sinagoga più antica che è arrivata fino a noi. Come possiamo immaginare che si svolgesse la vita all'interno della sinagoga? La sinagoga fungeva come luogo di preghiera, di studio, come scuola e quindi per adulti ma soprattutto per bambini, perché l'istruzione obbligatoria è una cosa che era già stata istituita due secoli prima. Poi la sinagoga funziona come centro comunitario, nel senso del luogo nel quale ci si riunisce per discutere le questioni di interesse collettivo. Ecco, le chiedo quanti erano gli ebrei a Roma in quel periodo e come si articolava la loro vita, che mestieri facevano? Probabilmente erano superiori a diverse migliaia, quindi era una comunità molto consistente. E per quanto riguarda le loro attività, erano spalmate su tutta una serie di attività
artigianali e commerciali, e poi c'erano anche gli intellettuali, quindi c'era una comunità ampia in tutti gli strati sociali e alcuni stavano bene. Ecco. È arrivato il momento di cercare le prime famiglie di ebrei convertite al cristianesimo. Per questo siamo venuti sulla sommità del Colle Aventino, che in epoca repubblicana era abitato dai plebei, mentre il Palatino era abitato dai patrizi. L'Aventino diventa un posto importante perché c'era il Tevere e quindi era un luogo centrale per il commercio. Mentre dall'altra parte c'era la via Ostiense che collegava Roma con il porto di Ostia. Insomma, il Colle della Plebe viene abitato in questo periodo da artigiani, commercianti, imprenditori, anche stranieri, per poi diventare nei secoli successivi il vero quartiere residenziale di Roma. Com'è ancora oggi? Guardate che case! Ed è nel quartiere Aventino che noi incontriamo la prima coppia di cristiani romani. Sono due coniugi, sono stranieri e sono imprenditori. Il loro mestiere è quello di fabbricanti di tende. Si chiamano Aquila e Prisca. San Paolo li aveva incontrati a Corinto e gli Atti degli Apostoli ci riferiscono di questo incontro. Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Alla fine torneranno a Roma e San Paolo, quando scrive ai cristiani romani, li saluta con tantissimo affetto. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. A loro non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese del mondo pagano. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Insomma, il cristianesimo arriva a Roma prima degli apostoli e viene praticato nelle case delle persone normali, come Aquila e Prisca. La chiesa alle mie spalle si chiama Santa Prisca. Che Prisca è? È la moglie di Aquila oppure è la figlia dei due coniugi? Non lo sappiamo, però sappiamo che dal V secolo qui c'è una chiesa. La facciata è barocca, ma secondo la tradizione fu costruito un luogo di culto cristiano sopra la casa dei coniugi che a Corinto ospitarono San Paolo. E se la tradizione non mente, vuol dire che qui sotto ci devono essere i resti di una casa romana, di una domus del primo secolo. Andiamo a cercarla. Stiamo per entrare negli scavi sotto la chiesa di Santa Prisca e stiamo per effettuare un vero e proprio viaggio nel tempo. Qui ci sono testimonianze che dimostrano una continuità abitativa dal IV secolo avanti Cristo, cioè dall'epoca repubblicana, fino al II, III secolo dopo Cristo, quindi comprendendo il periodo che ci interessa, cioè il periodo in cui il cristianesimo arrivò a Roma. Imbocchiamo un corridoio, sembra un labirinto. E qui troviamo un ambiente davvero molto particolare, guardate. È un mitreo, cioè un tempio dedicato al dio Mitra. Si tratta di un culto misterico che risale addirittura a 1500 anni prima di Cristo, viene dalla Persia, fu portato a Roma dai militari che tornavano dall'Oriente nel primo secolo avanti Cristo e poi si diffuse tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo. Il fatto che la chiesa di Santa Prisca
sia stata costruita proprio sopra questo tempio non è un caso. Probabilmente si volle affermare la superiorità del cristianesimo sugli altri culti che si erano diffusi a Roma nello stesso periodo, culti esoterici, orientali e misterici. Quello è il dio Mitra che uccide il toro. Uscendo dal Mitreo ci troviamo in un ambiente ad esso collegato e girando qui a sinistra stiamo per entrare in un ambiente ancora non aperto al pubblico. Ecco, entriamo in una sorta di stanza segreta. Ecco, questo ambiente a voi potrà non dire molto perché è un ambiente spoglio, non ci sono sculture, non ci sono colonne, però ci sono alcune tracce molto importanti. Ad esempio, guardate qui, questo è lo spazio lasciato vuoto da una mattonella e ce ne sono altre tracce colorate qui intorno. Si chiama Opus Sectile ed è la prova che questo è un pavimento del primo secolo, dell'età Giulio Claudio, che quindi probabilmente qui c'era una casa. C'era un'altra di prova, questo muro qua, un muro in opera laterizia, anche questo risalente allo stesso periodo. Quindi questa potrebbe essere la casa di Aquile e Prisca. Non abbiamo delle prove, ma qui, immaginiamo, su questo pavimento potrebbe essersi riunita la prima comunità cristiana di Roma, quando non si poteva più parlare di Cristo nelle sinagoghe e si doveva per forza incontrarsi nelle case. Potrebbero questi muri aver assistito alla fractio panis, allo spezzare il pane dei primi cristiani. È arrivato il momento di capire come vivessero queste prime comunità cristiane, ma prima è importante capire come vivevano i romani del tempo. Siamo a Ostia Antica, in via della Casa di Diana, e stiamo per andare a vedere come erano fatte le case dei Romani ai tempi di Aquile e Prisca. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci troviamo di fronte a un'insula, si chiamavano così i palazzi nell'antica Roma, ed era una sorta di condominio plurifamiliare, ma quanti piani avevano queste case? Sviluppava probabilmente 3-4 piani, abitato da personaggi di un ceto medio. Vediamo subito una prima stanza. Questa è una prima stanza che molto probabilmente ospitava l'ostiarius, cioè il custode del condominio. Quindi questi condomini avevano un vero e proprio portiere? Certo. Proseguendo, che cosa vediamo? Proseguendo troviamo altri ambienti di servizio, in maniera particolare un ambiente adibito a latrina e quindi al luogo deputato per chi abitava all'interno di quest'isola al soddisfare le proprie esigenze fisiologiche. Quindi lei mi sta dicendo che in un condominio che magari ospitava 50 persone c'era una latrina sola? Probabilmente sì, dal momento che nel corso dello scavo è stato rinvenuto soltanto questo ambiente così particolare. Su questa parete possiamo vedere l'impronta della scala che conduceva al piano superiore. Come erano fatti i piani superiori? I piani superiori avevano degli spazi scompartiti in maniera diversa dal piano basso, diciamo, erano degli spazi sicuramente meno confortevoli, meno decorati, più angusti, e i problemi di luce e soprattutto il freddo durante la stagione invernale pregiudicavano l'abitare in questi ambienti, motivo per cui costavano anche meno all'inquilino. Praticamente possiamo dire che le persone più povere abitavano all'attico, che è più o meno il contrario di oggi, perché gli attici costano molto di più. Sicuramente è così. In
questa insula vediamo che lo spazio centrale viene adibito a cortile che funge da pozzo di luce e di aria, ma viene dal proprietario della casa, abbellito con una fontana marmorea decorata, intorno alla quale, tramite un portico che oggi non possiamo più apprezzare perché è tamponato, si disponevano le stanze dell'abitazione. Abbiamo visto che le persone più povere abitavano nei condomini, nei palazzi, ma dove abitavano i ricchi? Loro avevano case che noi oggi chiameremmo unifamiliari, le domus. Per capire come erano fatte le domus, vi portiamo in una villa che doveva essere un modello per gli architetti di allora, la villa di campagna di Livia, la moglie dell'imperatore Augusto. Qui si capisce bene la struttura della domus romana. Vedete, queste erano tutte stanze. Si affacciavano su una sorta di cortile coperto che si chiamava atrium. Al centro di questo cortile c'era una vasca per raccogliere l'acqua piovana, si chiamava impluvium. In questo modo, da questa apertura, tutte le stanze prendevano la luce. Ovviamente questa era una casa ricchissima anche per gli standard di allora e per capirlo basta vedere la raffinatezza di questi affreschi. Ora però dobbiamo immaginare questa casa in proporzioni più piccole e modeste. Ecco, i cristiani più benestanti come Aquila e Prisca possedevano case così e le mettevano a disposizione dei loro amici cristiani per riunire a casa le piccole comunità, cenare e spezzare insieme il pane. Nascono così le domus ecclesiae, ovvero le chiese domestiche. San Paolo sta per arrivare a Roma e lo sviluppo del cristianesimo nella città eterna sta per subire un'incredibile accelerazione. Siamo ridiscesi nelle viscere della storia. Siamo sempre sul Colle Aventino, il quartiere di Aquila e Prisca, ma non più sotto la Basilica di Santa Prisca. E siamo qui per cercare le case dei romani di quel tempo. Questa è una cisterna successiva, ma guardate cosa scopriamo illuminando lo spazio dietro questa finestrella. Quello è il pavimento di una casa, in mosaico. Del secondo secolo avanti Cristo. Pensate da quanto tempo i romani abitano qui. Ci sono tracce di un intonaco, probabilmente la stessa casa di cui abbiamo visto il pavimento. Ma per cercare le case dello stesso periodo di Aquila e Prisca bisogna salire al piano di sopra. Seguitemi. Ambiente appartiene ad una casa di quell'epoca. Da cosa lo si capisce? Intanto dal modo in cui è fatto il mosaico di questo pavimento. Le tessere sono piccole piccole perché successivamente i mosaici divennero a tessere più grandi. E poi il muro ad opera reticolata. Anche qui è probabile che vivesse una famiglia del primo secolo d.C. che professava il cristianesimo. Emergendo dagli scavi, guardate cosa c'è.
Questo è il muro di una delle più antiche basiliche romane, la Basilica di Santa Sabina, costruita secondo la tradizione sopra la casa di una santa, cioè sopra la casa di una delle comunità cristiane delle origini. Quando il cristianesimo uscì dalle case, i cristiani cominciarono ad edificare le loro chiese, presero in prestito dai romani non gli edifici di culto, i templi, ma gli edifici pubblici, le basiliche. E questo perché il cristianesimo è una religione che cambia completamente il rapporto con il sacro. E lo dimostra questo antico portale ligneo incredibilmente conservato, che è la porta antica di accesso della Basilica di Santa Sabina. Siamo intorno al 450 d.C. Sono rappresentate le scene del Nuovo e dell'Antico Testamento. Ma nel riquadro, in alto a sinistra, c'è la più antica rappresentazione esistente della crocifissione. Il Dio che si è fatto uomo, prima di resuscitare, viene crocifisso come uno schiavo in mezzo a due ladroni. E qua siamo all'interno della basilica. Queste sono colonne che vengono da un tempio che era qui sull'Aventino precedentemente, probabilmente il famoso tempio di Giunone. Questa colonna più piccola invece è la colonna di una casa. Ed è la prova che questa chiesa è costruita su un'antica casa romana. Abbiamo qui un esperto delle comunità cristiane delle origini, si chiama Monsignor Penna. Come funzionavano queste chiese domestiche, queste comunità cristiane nelle case? Chiese vuol dire gruppi, erano gruppetti, erano gruppi. Gruppi di 15, massimo 20 persone, insomma, si trovava insieme per celebrare l'Eucaristia e quindi il padrone di casa accoglieva, dava il benvenuto e poi dava inizio e presiedeva anche il gruppo che si era formato. Non c'era il sacerdote? Non c'era una gerarchia? Nessun sacerdote. Prima si mangiava. Poi veniva il momento della bevuta, diciamo così, che era anche il momento della discussione, della condivisione. Per esempio le lettere di Paolo che venivano spedite, venivano lette in questa occasione, ah, sì. Certamente. Ma questo anche noi lo facciamo prima, quindi direttore. Il contrario di quello che facciamo. Sì. Nella prassi cristiana si è poi invertito, perché prima c'era la liturgia della parola, poi c'era la liturgia del... Noi diciamo eucaristico, ma è quella in cui si mangia e si beve, diciamo pure così. Quante ce n'erano a Roma di queste comunità? Tre sicure, dal capitolo 16 delle lettere ai Romani, desumiamo almeno tre. Ma poi si fa un accenno ad altre due probabilmente, quindi un cinque. Per cui io penso che i cristiani a Roma nel primo secolo, al tempo di Paolo, sono stati un centinaio, cento. Così pochi? Sì, 150. Le posso mostrare una cosa? Certamente. Allora, in questo mosaico sono rappresentate due donne. Quella è la Ecclesia ex gentibus, cioè la chiesa dei pagani, e l'altra Ecclesia ex circoncisione, cioè la chiesa degli ebrei. Ecco, questo mosaico ci porta a fare una domanda, Monsignor Penna. Quanti erano in queste comunità gli ebrei e quanti i pagani? Cristiani di origine ebraica, almeno a Roma, erano la maggioranza.
quanti erano patrizi, cioè ricchi, e quanti erano plebei o schiavi. Sì, ma la maggioranza certamente sono di ceto basso. Del resto in Roma la popolazione romana era, almeno per i due terzi, era fatta di schiavi o comunque di ceti sociali molto bassi. La classe dirigente, quella che comandava, quella ricca, era una minoranza, però avevano i soldi. Come oggi. E come più o meno. In gran parte schiavi, in gran parte ebrei, quindi come hanno fatto ad espandersi così tanto? L'Evangelo che ha conquistato, il messaggio stesso che conquista, ecco, perché qui non c'è l'uso della forza, c'è proprio solo la convinzione di chi parla e che viene trasmessa a chi ascolta. È l'originalità del messaggio che conquista, che fa presa, cioè di Gesù, di un ebreo che è morto per tutti, insomma. Per cui, per essere considerati giusti da Dio, non è necessaria l'osservanza della legge, basta affidarsi a Gesù Cristo. Perché è nato non come religione il cristianesimo, è nato come una fede. La religione è fatta di strutture, no? Di prassi ritualistiche, eccetera, che nel cristianesimo non c'erano. L'unico momento era quello del battesimo e quello del trovarsi insieme per il pane eucaristico. Ecco. Allora, la terza domanda è questa. Sì. Le donne, sì, in queste comunità contavano o no? Nella lettera ai Romani Paolo parla di uomini e di donne, però dice sono più donne che uomini ad affaticarsi per il Vangelo. Paolo, secondo me, era un femminista. Quindi le donne avevano dei ruoli, dei centrali ruoli attivi, in queste comunità. Attivi, sì, parlavano nelle assemblee. Quindi una rivoluzione, schiavi, donne, sì, rivoluzione. Bravo, proprio così. Il cristianesimo è questo. Tra i Galati Paolo enuncia questo principio, in Cristo non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio e femmina. Cioè non c'è la contrapposizione, ecco. In Cristo ci si trova uniti tutti insieme. Questo è straordinario. Questa è una rivoluzione. È questo che cambia tutto. E cambia tutto questo, ma questo starà poi all'origine della civiltà occidentale, insomma. Allora, sta per arrivare Paolo a Roma, San Paolo, e noi dobbiamo accoglierlo, ma prima andiamo a cercare una sua immagine per conoscerlo. Per trovare il volto di San Paolo siamo venuti nell'antichissima Basilica di Santa Pudenziana, secondo la tradizione costruita sopra la casa di Pudente, il senatore cristiano che ospitò San Pietro. Per questo ci torneremo, ve la mostreremo per bene. Ma io oggi sono qui perché questa chiesa nasconde un luogo segreto. Siamo dietro l'abside della Basilica, all'interno di un piccolo oratorio che risale alla fine dell'XI secolo. È conosciuto come Oratorio Mariano per questa immagine della Madonna col bambino raffigurata accanto a Santa Pudenziana e Santa Prassede, le figlie di Pudente. Ma siamo qui assieme a Don Andrea Lonardo, studioso della vita dei primi cristiani, perché su queste mura affrescate noi troviamo l'immagine del volto di Paolo. Don Lonardo, qui vediamo il volto dell'Apostolo Paolo. Ce lo può descrivere sia nell'aspetto che nel carattere? Viene sempre rappresentato stempiato e con questa barba un po' appuntita. E si chiamava con un nome ebraico, era ebreo, Saulo, ma poi viene chiamato Paulos, piccolo, piccolino, no? Doveva essere forse piccolo di statura. Ed era una persona sicuramente fortemente passionale. Noi lo vediamo piangere, c'è una lettera detta delle molte lacrime, lo vediamo proprio adirarsi, arrabbiarsi, litigare addirittura con Pietro, cioè con il capo degli apostoli, però vuole essere in comunione con lui. Era una persona che viveva profondamente la comunione cristiana. Ecco, in questi affreschi noi vediamo Paolo rappresentato a Roma mentre battezza i figli di Pudente, probabilmente, ma prima di arrivare qui, Paolo, che contributo ha dato alla diffusione del cristianesimo?
San Paolo appare la prima volta nei documenti storici, negli Atti degli Apostoli, quando è un ebreo molto convinto, talmente convinto che sente i cristiani e Gesù in particolare come delle persone esagerate che escono dall'ebraismo. E allora partecipa il primo episodio che ci viene raccontato alla lapidazione di Stefano a Gerusalemme. Addirittura Paolo si fa dare delle lettere per perseguitare i cristiani che sono a Damasco, ma sulla via di Damasco gli appare Gesù risorto. Lui non è preparato, non si attende questa cosa, non è ricerca, non è in dubbio, ma questa cosa è un'evidenza così grande che deve cambiare tutto. Lui descriverà varie volte questa cosa con parole molto anche tenui, delicate, e una volta usa un'espressione fortissima: mi apparve come ad un aborto, come a uno che ancora non aveva mai vissuto, non era ancora mai nato, e da quel momento in poi deve cambiare vita. E poi partirà a raccontare a tutti questo annunzio, no? Perché San Paolo è venuto a Roma? Che cosa era successo? Lui viene accusato a Gerusalemme di aver introdotto dei pagani nel Tempio, nella sua apertura, e allora si decide di ucciderlo, e allora lui si rifugia presso i soldati e dichiara quello che gli altri non sapevano: sono cittadino romano. Un cittadino romano non poteva essere giudicato se non dallo stesso imperatore, se non da un tribunale ufficiale, e quindi questa cosa lo salva, le truppe romane lo proteggono e lo porteranno a Roma. In realtà il motivo profondo era che lui voleva venire a Roma, e c'è un'espressione bellissima della lettera ai Romani, a me mi commuove, mi piace molto. Paolo dice: io mi sento in debito verso voi di Roma, no? Perché ha ricevuto una cosa talmente bella che dovunque non sia ancora arrivato il nome di Gesù, lui deve andare. Grazie Don Leonardo. Noi adesso riprendiamo il nostro racconto. San Paolo sta per arrivare a Roma, sa che a Roma ci sono alcuni cristiani, addirittura alcuni di loro li ha incontrati nei suoi viaggi, quindi decide di scrivergli e di annunciare loro che presto verrà a trovarli. Non voglio che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi. Sono quindi pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi, che siete a Roma. Siamo accanto all'aeroporto di Fiumicino. Oggi a Roma si arriva così, con l'aereo, ma un tempo si arrivava in nave, e questo è il Museo Navale Romano. È chiuso da 15 anni, ma è un posto straordinario e noi siamo riusciti a farcelo aprire per questa occasione. Questa imbarcazione che vedete, di cui è stato rinvenuto parte dello scafo, è una chiatta fluviale. Navigava sul Tevere e veniva utilizzata per trasportare le merci fino a Roma. Questo è un modellino di una piccola nave oneraria, un'imbarcazione capace di compiere tratte più lunghe e con più persone a bordo. Stefano Medas, lei è un archeologo subacqueo e navale, in particolare è esperto del viaggio per mare di San Paolo. San Paolo può aver viaggiato su una nave oneraria come quella Ostia Antica a Piazza delle Corporazioni? Certamente. Nell'antichità non esistevano navi deputate al trasporto dei passeggeri, ma esistevano navi da trasporto. I comandanti arrotondavano i costi e le spese, ospitando volentieri dei passeggeri a cui davano pochissima sussistenza. Fondamentalmente si trattava di viaggiare su un cargo. Negli Atti degli Apostoli San Luca ci racconta con molta partecipazione, addirittura in prima persona, il viaggio di San Paolo per mare. Viene da pensare che Luca era sulla nave, perché ci sono dei riferimenti a livello linguistico anche che lasciano intuire che chi li ha raccontati doveva avere un'esperienza diretta di questo. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo, insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione, di nome Giulio. La partenza avviene a Cesarea Marittima, quindi siamo in Palestina, un primo scalo avviene a Sidone, poi la nave prosegue e arriva a fare scalo nel porto di Mira, dove Paolo cambia nave. E poi decidono di scendere verso la costa sud di Creta, perché hanno venti contrari, e fanno una breve sosta a Buoni Porti.
Siamo ormai in un momento dell'anno abbastanza avanzato per la navigazione. L'equipaggio e il comandante sono propensi per andare a svernare nel porto di Fenice. Paolo suggerisce di non lasciare buoni porti, in quanto dice la stagione ormai è molto avanzata e siamo esposti a rischi sempre più grandi. Uomini, vedo che la navigazione sta per diventare pericolosa e molto dannosa. Non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite. Vengono colti da una tempesta. Procedono in questa deriva incontrollata per 14 giorni. Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle. Condizione abbastanza drammatica per un marinaio antico che aveva nel sole e nelle stelle l'unico riferimento di orientamento e di direzione. Paolo cerca di rincuorare i suoi compagni di viaggio dicendogli: sono sicuro, ho avuto un sogno, un angelo mi è apparso in sogno. Mi si è presentato questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo e mi ha detto: non temere Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione. I marinai iniziano ad accorgersi che sta cambiando qualcosa, riescono a vedere che cosa hanno davanti, cioè una spiaggia, un'insenatura, una baia, e cercano di arrivare, diciamo, alla meno peggio su questa spiaggia. Ce la fanno, la nave si distrugge, ma tutti riescono a salvarsi. Una volta in salvo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli abitanti ci trattarono con rara umanità. A Malta rimangono 3 mesi. Dopo questi 3 mesi cosa succede? Ripartono, scalo a Siracusa. Dopo una brevissima sosta a Reggio di Calabria, la navigazione prosegue in via diretta, cioè non lungo costa, ma con il favore dei venti meridionali in via diretta, fino a Pozzuoli. Ed eccola Pozzuoli, a quel tempo si chiamava Puteoli, che vuol dire piccoli pozzi. Era il porto più importante per Roma. Ostia non era ancora completata, mentre Napoli faceva tariffe doganali più alte, per cui chi voleva portare merci a Roma di preferenza approdava qui. Paolo nel 61 d.C. sbarca proprio qui, in un molo che Seneca descriverà come pieno di curiosi e perditempo. E qui c'è una targa che descrive l'approdo citando proprio il testo degli Atti degli Apostoli. Il giorno seguente si levò lo scirocco e così l'indomani arrivammo a Pozzuoli. Qui trovammo alcuni fratelli, i quali ci invitarono a restare con loro una settimana. E di fronte al porto dove è sbarcato San Paolo c'è il Macellum, cioè il mercato di Pozzuoli, come quelli che ci sono nelle grandi città italiane ed europee. La pianta era quadrata e qui c'era un portico e le botteghe si affacciavano sul portico. E mi piace immaginare che San Paolo, magari con l'Evangelista Luca e il centurione che aveva il compito di sorvegliarlo, Giulio, sia venuto qui insieme alle persone che lo ospitavano per comprare il pesce per organizzare una cena e magari camminando tra le botteghe abbia anche convertito qualcuno. Stiamo percorrendo la stessa strada che percorse San Paolo, insieme a Luca, il cronista, e a Giulio, il centurione che doveva sorvegliarlo. Questa si chiama la Consularis Puteolis Capuam ed è una bretella che porta all'autostrada di allora. L'autostrada di allora era la Regina Viarum, cioè la Via Appia, e San Paolo da Pozzuoli deve arrivare lì per poi andare a Roma. A piedi queste 3 persone percorrevano 20-30 chilometri al giorno. Siamo nel parco dei Monti Aurunci, circa a metà
del percorso che San Paolo ha compiuto per arrivare a Roma. Qua ci sono ancora 3 chilometri di via Appia originaria, per cui possiamo dire con certezza che San Paolo è passato di qui. Quando San Paolo arrivò in questo punto, incontrò un luogo di culto, un tempio dedicato al dio Apollo. Cosa è rimasto di questo tempio? Quasi niente, quello là sopra è un fortino di epoca napoleonica, ma della presenza del tempio ci sono delle tracce, seguitemi. Scostando i rami troviamo una cisterna. Ce ne sono altre qui intorno, sono cisterne antichissime, addirittura risalgono al primo o secondo secolo avanti Cristo. Sopra c'era il tempio e sotto c'erano questi depositi di acqua che serviva per il culto. Quando il santuario era molto frequentato, considerate che Apollo era il dio dei vaticini, era il dio della medicina, per cui la gente veniva a farsi predire il futuro, magari a farsi curare, c'era bisogno di smistare il traffico e questa è un'area che serviva a questo. Ci sono anche degli ambienti che forse erano un bar, un'area di servizio e forse c'era anche una bottega per i souvenir, come nei santuari moderni, in cui la gente si comprava una statuetta del dio per portarsela a casa. Stiamo camminando come San Paolo nella parte della strada dedicata ai pedoni, mentre la carreggiata ospitava addirittura 2 sensi di marcia. San Paolo camminava qui non da solo, era accompagnato da un centurione. Ora, nel Nuovo Testamento ci sono almeno 3 centurioni. C'è il centurione di Cafarnao che chiede a Gesù di guarire il suo servo. C'è il centurione di Cesarea, Cornelio, che è il primo pagano convertito della storia del cristianesimo, convertito da San Pietro. E c'è il centurione Giulio che deve accompagnare San Paolo e sorvegliarlo in questo suo lungo viaggio. Avrà convertito anche lui? Ma chi era Giulio, il centurione che accompagnò San Paolo nel suo viaggio da Cesarea a Roma? Siamo venuti nella sede del gruppo storico romano, siamo vicinissimi all'Appia Antica e loro sono persone che amano rievocare con dovizia di particolari usi e costumi dell'antica Roma. Il centurione nell'organizzazione dell'esercito aveva un ruolo importantissimo, era il sottufficiale che teneva il collegamento con la truppa, conosceva molto bene i suoi uomini, ne conosceva le capacità e quindi era in grado di impiegarli nel modo migliore. Noi stiamo raccontando il viaggio di San Paolo verso Roma come prigioniero, sta per arrivare nella capitale dell'impero per essere processato e sappiamo che era accompagnato, scortato a vista da un centurione di nome Giulio. Ecco, ci può raccontare questa figura e che atteggiamento possiamo immaginare avesse avuto nei confronti di Paolo? Sappiamo dagli Atti degli Apostoli che Giulio comandava una corte ausiliaria detta Augusta. Ebbe un mandato, questo ce lo dicono gli atti, di trattare Paolo come persona di riguardo e quindi sicuramente lui si adoperò per favorire in tutti i modi il benessere di questo prigioniero. Come
dobbiamo immaginarci la detenzione di San Paolo. Era sorvegliato a vista, diciamo, durante lo spostamento, ma quando si toccavano i vari porti del percorso poteva scendere, intrattenersi con i suoi correligionari e quindi aveva un'ampia libertà di movimento. E allora immaginiamo che il viaggio di San Paolo verso Roma continui insieme all'evangelista Luca e Giulio, un centurione come questo. Vedete questo canale? C'era anche allora, si chiamava Decennovium, perché correva lungo l'Appia per 19 miglia in una zona paludosa, questo è l'Agropontino che poi è stato bonificato, per cui i viaggiatori, tra cui forse San Paolo, preferivano percorrere questo tratto di strada utilizzando delle chiatte di legno trainate da animali, come quelle che abbiamo visto al Museo delle Navi. Siamo sempre più vicini a Roma, questa è l'Appia di oggi. Guardate che traffico, ma è costruita esattamente sopra l'Appia del tempo dei Romani, che era una vera e propria autostrada, con tanto, lo abbiamo visto, di aree di servizio e di autogrill. La più importante per il nostro racconto la stiamo per andare a scoprire. Qui ci attende un archeologo, Flavio Pallocca, che ci aiuterà a descrivere questo posto. Grazie di essere Grazie qui. Grazie a voi. Allora, dove stiamo camminando? Stiamo camminando precisamente lungo un diverticolo della Via Appia, cioè una strada minore che congiungeva l'itinerario principale dell'Appia ad altre località interne. È una strada minore anche nelle dimensioni, no? Possiamo vedere ancora oggi alcune particolarità molto curiose, come i solchi lasciati dai carri che affollavano queste strade. Cioè i carri passavano qui? Passavano qui. Ecco, ma se un carro doveva lasciar passare un altro, come faceva? Ecco, i Romani avevano pensato a questa eventualità, in effetti, e per questo avevano creato una sorta di allargamento della strada, delle piccole piazzole di sosta. Qui ne possiamo vedere una, per esempio. Per fare manovra. A Roma le strade di oggi sono piene di buche, le persone ci cascano dentro, è anche pericoloso. Invece le strade dei Romani di allora stanno ancora qui. Come le facevano? Perché erano così bravi? Allora, c'è sicuramente il dato tecnico, cioè le strade romane erano fatte a strati di pietrame sempre più solido, quello più famoso è il basolato che noi stiamo attraversando, ma dietro la costruzione della strada c'era un progetto molto preciso, c'era un progetto architettonico, cioè il padre dell'architettura Vitruvio che ci dice che le strade dovevano essere sicuramente solide, utili e belle. Questa è una caratteristica che forse abbiamo un po' perduto. Questa incredibile rete viaria dell'Impero Romano, che ruolo ha avuto nella diffusione del cristianesimo? Un ruolo vitale, perché dobbiamo anche immaginare che lungo queste strade passavano viandanti provenienti da diverse parti dell'impero, con le loro idee, la loro cultura, le loro religioni. Quindi permettevano lo scambio. Uno scambio. E quindi è possibile, grazie a queste strade, che un pescatore palestinese oppure un tessitore di tende di Tarso arrivassero a Roma e cambiassero la storia. Certamente. Siamo arrivati a parlare di San Paolo, che arriva qui con un centurione che lo deve sorvegliare e Luca l'evangelista, che è il cronista di questa storia. Questa nostra storia è piena di condizionali. È dall'inizio che diciamo: qui forse è passato San Paolo, qui potrebbe aver dormito. Ecco, in questo caso, noi siamo sicuri che è arrivato proprio qui? Siamo certi che qui è stato San Paolo, lo possiamo leggere negli Atti degli Apostoli, per esempio. Sappiamo
che viene indicata questa località da un nome curioso, Tres Taberne, le tre taverne. E questo... negli Atti degli Apostoli c'è scritto questo. Sì, c'è scritto proprio questo. Tres Taberne, sì, tre taverne. Le tre taverne, esattamente. Era un'effettiva stazione di scambio, di riposo, che noi troviamo anche nelle più antiche mappe che ricostruivano la rete viaria romana. Diciamo. C'erano queste mappe, uno stava sul carro, diceva mi fermo in quest'area di servizio, si chiama le tre taverne, fermiamoci lì, mangiamoci un panino, così. Esatto, più o meno così avveniva. Ecco, quindi noi possiamo dire che qui, su questo basolato, su questa pietra, ha messo il piede San Paolo. Possiamo dirlo. In questo caso possiamo dirlo. In questo caso sì. Ecco, ma questo sito archeologico riserva anche altre sorprese. Le strade erano sicure, erano comode, però la gente si stancava, si impolverava. Per questo le persone venivano qui in un piccolo impianto termale. Da cosa lo si capisce? Vedete queste piccole colonne? Sembrano le colonne di un edificio, di un portico, invece no, si chiamano sospensure. Servivano a sostenere il pavimento di sopra, dove c'era l'acqua, in modo tale che sotto si potesse far passare dell'aria riscaldata da appositi forni. E dopo aver fatto il bagno, le persone avevano bisogno di mangiare e di dormire. Si chiama Tre Taverne, Tres Taberne, questo posto. Quindi, se ci sono le terme, ci deve essere anche la taverna, cioè l'hotel e il ristorante. Andiamo! Ecco, qui ci vivevano, ci dormivano, ci abitavano. Questo mosaico è il pavimento di un'abitazione, o magari di un hotel. Ci sono anche i restauratori che lo stanno sistemando per aprirlo al pubblico. Ma il più bello è di qua. Venite. Si riconoscono delle decorazioni floreali e anche degli uccelli. Ma questi sono ambienti datati IV secolo. Scavando sotto però si trova l'hotel, la taverna o la casa precedente. La stanza dove sto per scendere è un ambiente del primo secolo, dell'età neroniana. Guardate, qui c'è ancora un pezzetto di pittura di intonaco, si chiama rosso pompeiano. È questo che permette la datazione. È possibile che San Paolo abbia dormito qui. E qui alle Tre Taverne succede un fatto particolare. Qui incontra i cristiani di Roma che sono venuti ad accoglierlo, perché non volevano aspettare che arrivasse in città. Abbiamo visto che a Roma c'erano 3-4 comunità cristiane, un centinaio di persone, tra di loro anche Aquila e Prisca, che abbiamo imparato a conoscere. Questo episodio ce lo racconta San Luca negli Atti degli Apostoli. I fratelli di là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al foro di Appio e alle Tre Taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a Dio e prese coraggio. Sono passati quasi 2000 anni ed ogni anno un gruppo di abitanti del posto rievoca l'incontro di San Paolo con la comunità di cristiani romani che era venuta ad accoglierlo. Barnaba, ma sei proprio tu? Sì, Paolo. Fratelli, venite, ecco Saulo di Tarso. Paolo! Fratelli miei! Abbiamo con noi Monsignor Antonio Pitta, prorettore dell'Università Lateranense di Roma ed esperto di San Paolo, studioso di San Paolo. La prima domanda che le faccio è questa. Abbiamo visto una scena, i cristiani di Roma che accolgono San Paolo che arriva in catene. Chi erano questi cristiani che lo accolgono? Erano in pratica credenti che avevano già aderito a Cristo prima di incontrare Paolo ed erano di estrazione molto umile.
schiavi, liberti, artigiani, commercianti, naviganti. Persone che lavorano. Persone che lavorano, persone che... come San Paolo. D'altro canto anche Paolo è un artigiano. Come mai San Paolo, che non era mai stato qui, era così tanto conosciuto al punto che le persone lasciano la città e gli vanno incontro? Era conosciuto perché la sua predicazione si era diffusa in tutte le comunità. Paolo ha già scritto la lettera ai Romani quando arriva da prigioniero romano, scortato, il suo annuncio di Gesù Cristo morto e risorto, crocifisso e risorto, diventa subito un annuncio travolgente che si diffonde in tutte le grandi città dell'impero, compresa Roma, dove c'è una comunità cristiana di origine giudaica. Per questo sapevano che era Roma, perché avevano già incontrato il suo pensiero attraverso la lettera. Attraverso la sua lettera. Quando arriva in questa comunità cristiana, qual è il contributo che dà? Qual è il cambiamento che si verifica? Il cambiamento fondamentale, a mio avviso, che emerge soprattutto dalle sue lettere, è che Paolo pone al centro della sua predicazione le persone, non la legge, né qualsiasi altra espressione religiosa, ma le persone per la loro relazione con Cristo. San Paolo propone di salvare il fratello per il quale Cristo è morto. Questa è la sua soluzione. Non perdere il fratello per il quale Cristo è morto per questioni di purità o di legge o di norme giudaiche o di altre norme che possono essere viste prioritarie rispetto alle persone. C'erano dei contrasti dentro questa comunità tra quelli che provenivano dal giudaismo e quelli che invece erano pagani? C'erano molti contrasti, perché ad esempio quelli che provenivano dal giudaismo continuavano ad osservare regole di purità alimentari. Mentre, cioè, non potevano mangiare certe cose, dovevano... potevano mangiare cibo puro, non cibo impuro, pesce con la risca, ma non pesce impuro. Mentre quelli che provenivano dal gentilismo o dal mondo pagano non osservavano queste norme. Dunque c'è una situazione molto conflittuale. Cibo e bevande. Ecco, a noi può sembrare strano, ma era una questione importante allora, no? Era una questione molto importante che attraversa tutto il Nuovo Testamento. Perché oltretutto l'Eucaristia avveniva durante la condivisione della mensa. San Paolo risolve questa questione. San Paolo, ponendo al centro il regno di Dio, che non è questione di cibo o di bevanda, ma gioia, pace, giustizia nello spirito, San Paolo annuncia una cosa del tutto nuova. Io sono persuaso che né morte né vita, né passato né futuro, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, nostro Signore. San Paolo sta per arrivare a Roma e lo sviluppo del cristianesimo nella città eterna sta per subire un'incredibile accelerazione. Siamo nel 52 d.C. Sono passati 20 anni dalla passione di Gesù e a Roma sta per arrivare anche il primo degli apostoli, San Pietro. Ma questa è la storia che chiederemo alle pietre di Roma di raccontarci nella prossima puntata. Perché se tu ascolti, le pietre parlano.